Trovate al telegiornale Rai della Toscana, mattinata difficile a causa della nebbia, disagi soprattutto negli aeroporti, una giornata peraltro di grande traffico per chi va e viene in vacanza. Qualche dirottamento al Galilei di Pisa prima che il cielo si aprisse, ma la situazione è più grave invece al Peretola di Firenze, dove le cancellazioni e i dirottamenti sono stati molti. Ci dice tutto Giulia Baldi. Vi hanno cancellato il volo? Sì, sì, per Ginevra. Arrabbiata. Sono dalle 7 di questa mattina qui e nessuno non ci dice niente. Non è giusto. Dovevo andare a Zurigo San Francisco, ma si perderà tutte le coincidenze. A mezzogiorno ci dicono se l'aereo arriva qua, speriamo che arrivi qua, se no ovviamente sarà un problema perché abbiamo anche due bambini piccoli. No, non sappiamo ancora se c'è o no. Il tempo credo che abbia causato tutto questo. La nebbia. Il volo c'è? No, ancora no. Sta girando da stamattina alle 6. Cronaca di una mattina di Santo Stefano piena di nebbia all'aeroporto fiorentino di Peretola. Fino alla tarda mattinata la visibilità è di 350 metri e i 6 gradi di temperatura non facilitano il decollo e l'atterraggio degli aerei. Tutti dirottati su Bologna, i 9 voli in arrivo. Di quelli in partenza solo 6 sono decollati, altri 6 sono stati dirottati su Bologna e 3 cancellati, l'ultimo dei quali è quello per Zurigo. Dalle 6 sono attive le procedure per la bassa visibilità e dalle 10 quelle di dirottamento su Bologna. Quasi tutti i passeggeri del Vespucci sono in partenza per le ferie di Capodanno e stanno perdendo un giorno di vacanza. Quanto state in Svizzera? 10 giorni. 9. 9, sì. L'unica speranza è che la foschia si diradi nelle ore più calde del giorno. Situazione migliore a Pisa, dove sono stati dirottati 2 voli, ma l'arrivo del sole sembra aver allontanato l'emergenza.